a Campofranco l'inaugurazione delle residenze Agape. Subito cominciamo con la Vieni, vieni, scopertura vieni, vieni. della nuova insegna. Vieni, eh. Vieni, avvicinati. Giornata Hai tu il mio importante telefono? per Campofranco, non solo perché stiamo inaugurando la nostra struttura Residenza Agape, ma anche perché stiamo finalmente coronando un sogno e una scommessa. Nessuno all'inizio credeva all'iniziativa. Un sogno perché stiamo assistendo al concretizzarsi di un importante lavoro di squadra. All'inizio l'unico che ha creduto al progetto mio di Pino e dell'architetto Raimondi è stato Sua Eccellenza il Vescovo Mario Russotto. Questo progetto, che ha incontrato, come sappiamo, problemi e rallentamenti, ha richiesto notevoli sforzi economici da parte nostra, nella speranza, nel convincimento che l'attività di questa struttura potesse contribuire alla rivitalizzazione del nostro piccolo paese, non solo dal punto di vista economico, quanto da quello demografico. Siamo convinti che una struttura di questo tipo possa contribuire a ricreare, rigenerare quel popolo che manca, che trova efficace per esprimere con poche parole che se viene a mancare la gente, come è successo in queste piccole comunità che nel tempo si sono spopolate, non si possono nemmeno fare progetti, perché manca il popolo che possa realizzarli e che possa metterli in pratica. Ben sapendo che dobbiamo lavorare ancora tanto, sono oggi qui con voi, fortemente fiduciosa che l'operare di questa struttura possa dare una grossa mano al Paese e contribuire al suo ripopolamento. Questa struttura, che attualmente ospiterà 25 persone e a regime potrà averne altre 25, creerà all'incirca 20 posti di lavoro. Diventerà così un'importante realtà occupazionale nel nostro territorio. L'importo dei lavori previsto in 1 milione di euro, di cui 800.000 da contributo a fondo perduto dalla Comunità Europea e 100.000 da prestito senza interessi concessi dal Medio Credito, grazie all'intervento della Banca di Credito Cooperativo Toniolo di San Cataldo. È rimasto inalterato, nonostante le importanti migliorie realizzate in corso d'opera. Saluto e ringrazio il Sindaco, le autorità presenti, i carabinieri, i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni. Soprattutto saluto il Vescovo, anche se non presente, ma è venuto il giorno dell'Immacolata, e le nostre autorità religiose. Dopo la venuta del Vescovo mi sono arrivati tutti i quadri che vedrete esposti nelle pareti di sopra. Ringrazio Padre Luciano, che si è impegnato per la cappella ed è stato ed è il mio angelo custode. Oggi inauguriamo una porzione della struttura dove trovano sede un'infermeria, una palestra,
una presidenza, una sala soggiorno, un refettorio, 10 stanze per ospiti, una cappella, una sala mortuaria, una sala tecnica, una portineria, una lavanderia, un giardino interno, un vano ascensore ed un ampio atrio. Le strutture sono tutte realizzate secondo le norme vigenti e sono predisposte per un ulteriore stralcio che potrebbe raggiungere altri 25 posti. Noi il progetto lo abbiamo già depositato all'assessorato alle infrastrutture di Palermo. La prima idea di realizzare questa struttura e ristrutturazione è nata nel 2015. È un'idea che ci ha impegnato in un confronto paziente con la diocesi, un po' alla volta, ma l'idea ha preso forma, è stata progettata, messa in gara, realizzata. E vi assicuro, con tanta pazienza e tenacia, oggi possiamo dire di aver raggiunto un traguardo importante che premia la nostra determinazione e la forte volontà di dare una struttura ancora più bella ai nostri ospiti. Rispetto ai lavori eseguiti, desidero ringraziare gli ingegneri progettisti Barcellona e Castiglione, il RUP del comune di Campofranco, l'ingegnere Di Giuseppe, l'amministrazione comunale, le diverse ditte intervenute che si sono susseguiti con passione, pazienza e competenza. Permettetemi anche di condividere con voi due motivi di particolare soddisfazione. Il primo, abbiamo tenuto fede al preventivo di spesa, 1 milione di euro, che con i tempi che corrono per un'opera pubblica è tutto dire. Non siamo andati fuori budget e non abbiamo chiesto né avanzamento di lavori né abbiamo lasciato le opere a metà. Questa struttura rappresenta una testimonianza importante per il nostro territorio, un'eredità da non perdere. Io non posso vivere in eterno. L'auspicio, immagino condiviso da tutti, è che questo impegno si conservi anche in futuro e per il futuro di Campofranco. L'augurio è che possano esserci sempre persone appassionate e disponibili a svolgere un servizio per il bene della comunità, di questa struttura e senza interessi particolari. Ringrazio i miei soci, Pino Giambrone, che vedete alla mia sinistra, e Onofrio Rialmonti, che mi hanno supportato e sopportato. Ringrazio anche alcuni benefattori che ci hanno permesso di terminare il portone, il cancello in ferro che voi vedete, perché era un cancello abbandonato, è stato ripreso, dipinto e sono stati collocati i vetri, cercando di mantenere sempre la struttura che era inizialmente della casa del fanciullo. Anche le pareti all'ingresso che vedete sono le pareti originali. Tutto quello che abbiamo potuto conservare lo abbiamo conservato. Anche le divisioni interne, non abbiamo toccato niente, siamo andati avanti seguendo sempre lo stesso progetto che era iniziato negli anni 60. Grazie per la partecipazione. Buonasera a tutti. Solo un flash per rispetto anche delle norme che dobbiamo seguire per questa iniziativa. Nella supportazione che diceva
dottoressa Taibbi, nella sopportazione c'è anche il sindaco, perché non è che se ne è uscito così il sindaco, però finalizzato ovviamente come tutte le iniziative che portiamo avanti e che soprattutto dirigente, mi piace chiamarla così, dai tempi scolastici i soprannomi restano effettivamente, quindi tutte le iniziative che portava e che sta portando avanti quando sono finalizzate, come lo sono, al raggiungimento di un obiettivo comune e di un benessere sociale della comunità, la sopportazione diventa solo una battuta e quindi insieme per quello che abbiamo potuto fare e dovuto fare come amministrazione, perché il responsabile del procedimento, così come ha detto il dirigente Taibbi, per legge, quindi la regione lo affida al responsabile dell'area tecnica del comune, quindi anche noi abbiamo dato quel minimo piccolo contributo per arrivare a questa sede. Questa struttura molti di noi la ricordano come un edificio scolastico, soprattutto dall'altro lato, quindi c'era la scuola elementare, ma durante la scuola elementare e prima ancora c'era anche l'ospitalità di tantissimi ragazzi siciliani in una sorta di, chiamiamolo un orfanotrofio, un qualcosa che, ecco, ragazzi bisognosi, tanti dei quali erano anche miei compagni di scuola. E Lina, io sono rimasto in contatto con quasi tutti loro, un mio ex compagno di Mazzarino, con cui siamo in contatto, ho detto sai che dove andavamo eccetera, anche di frequenta ecco più. Perché il nome Casa del Fanciullo, ecco, Casa del Fanciullo adesso della terza età, abbiamo letto nella scopertura della piccola radio. Quindi l'augurio è che questo di oggi sia non un punto di arrivo per quello che è stato fatto con tanti sacrifici, ma sia nel contempo anche un punto di partenza per tutte le motivazioni che la dottoressa Taibbi diceva. Una crescita sociale, una crescita anche economica e soprattutto una ricaduta per il nostro territorio, senza dimenticare ovviamente tutto quello che si farà per gli ospiti che potranno venire da qualsiasi parte della Sicilia, dell'Italia, dove troveranno sicuramente un'accoglienza come deve essere in questi casi, e sicuramente quella umanità che chi lavorerà e chi dirigerà questa struttura darà loro. Grazie e bravi tutti, e che oggi sia un punto di partenza. Adesso con la preghiera di benedizione affidiamo quest'opera al Signore. Quando alla fine degli anni 50, i primi del 60, Monsignor Randazzo, l'allora parroco di Campofranco, acquistò e affidò questa struttura che prima era stata la sede della famiglia nobiliare, prima del campo e poi i Lucchesi Palli, l'affidò alla cura dei padri vocazionisti. In questa casa abitarono diversi sacerdoti, anche una famiglia di suore, insieme a tanti giovani. Ecco, quando Monsignor Randazzo affidò questa casa a loro, si aprì come Casa del Fanciullo, avendo una prospettiva futura dinanzi. Oggi la riapriamo come casa per gli anziani, però vuole essere sempre uno sguardo non solo al passato, perché riceviamo un dono prezioso, ma anche al futuro, per il bene di questo paese e delle nuove generazioni. E per questo
bisogna affidarla alla protezione del Signore per intercessione della Madonna. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ascoltate, fratelli, la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattia ed infermità nel popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guariva. Le grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Supplichiamo con umile fiducia a Cristo Signore, che è venuto nel mondo per guarire gli infermi. Diciamo insieme: benedici, Signore, chi confida in te. Benedici, Signore, chi confida in te. Tu che sei venuto a sostenere e a curare gli infermi, a sanare i contriti di cuore, visita questa casa con la presenza del tuo Spirito, ti preghiamo. Benedici, Signore, chi confida in te. Tu che predicavi il Vangelo del Regno e guarivi ogni infermità, mostra a tutti la dolcezza del tuo amore, ti preghiamo. Benedici, Signore, chi confida in te. Tu che imponendo le mani sui malati ridonavi la salute, soccorri con il dono della tua grazia quanti saranno ospiti di questa casa, ti preghiamo. Tu che hai promesso la divina ricompensa a coloro che nel tuo nome visitano e assistono gli infermi, donaci occhi e cuore per vedere e amare te in chi ha bisogno, ti preghiamo. Tu che hai detto: se non ritornerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, fa che, anche se grandi di età, possiamo riacquistare l'innocenza dei fanciulli, ti preghiamo. Benedicici, Signore, ti confida in te. E ammettici, Signore Gesù, a pregare il Padre con le parole che tu ci hai insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Sii benedetto, Dio nostro Padre, per i benefici che ci hai elargito in Cristo tuo Figlio. Egli è venuto a prendere su di sé le nostre infermità e debolezze, con la potenza dello Spirito Santo, e inviando i discepoli a predicare il Vangelo, ordinò loro di visitare e curare gli infermi. Fa che i nostri fratelli e sorelle che abiteranno questa casa siano assistiti con premurosa attenzione e curati con assidua sollecitudine, perché fisicamente e spiritualmente ristorati lodino ogni giorno la tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e ci unisce nel tuo amore. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio,
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Evviva!